Un museo unico nel suo genere, quello dedicato alla storia dei nostri servizi segreti. In vista del 2 giugno, festa della Repubblica, lo abbiamo esplorato in esclusiva con le nostre telecamere. Adriano Montebuzzetti. Bond. Diffidare di film e romanzi, l'elusiva realtà del mestiere di agente segreto è illustrata molto meglio in questo museo, visitabile solo su appuntamento e ospitato nei cunicoli dell'ottocentesco Forte Braschi, poderosa struttura mimetizzata fra fossati e terrapieni, parte del sistema di difesa post-unitario della capitale. Da un secolo sede storica dell'intelligence nazionale, oggi in particolare dell'AISE, l'agenzia che tutela gli interessi italiani fuori dai patri confini. I reperti dell'originale rassegna raccontano uomini, accorgimenti, tecnologie dei servizi dall'Ottocento agli anni Ottanta. Per gli 007 della Belle Époque, ad esempio, ecco lo scotografo ideato dall'ufficiale italiano Ducrot per decifrare testi. Rarissimo superstite dell'ultima guerra è invece questo esemplare della macchina tedesca Enigma, roccaforte della crittografia che il cinema ha reso celebre e che polacchi e inglesi infine riuscirono a violare. Sempre vintage ma più recenti, le micromacchine fotografiche nascoste in un accendino, un fermacravatta, una scatola di fiammiferi. Per le intercettazioni e i contatti fra agenti in missione, una secolare parata di tecnologie downtown. Mentre questa poi non è una banale caldaia, ma una centralina per l'uranio arricchito. La Libia di Gheddafi ne avrebbe costruite migliaia se nel 2003 una grande operazione di servizio congiunta con CIA ed MI6 non lo avesse impedito. La perdurante consegna del segreto, infine, non impedisce l'omaggio agli eroi caduti, uno per tutti, Nicola Calipari. L'auto in cui fu ucciso a Baghdad nel 2005 per proteggere una giornalista è esposta proprio qui, crivellata di colpi. Memoria viva di un mestiere che da un'epoca all'altra alla causa della sicurezza nazionale chiede a volte di sacrificare tutto.